monodose Johnson & Johnson agli over 55 dai medici di base, servizio attivo dalle prossime ore e da domani sul portale dedicato adesioni per la fascia di età 50-55 anni, giornate dedicate agli over 40, ma spiega Di Lucente, solo se avremo AstraZeneca. Coronavirus ai minimi storici, solo un positivo su 174 tamponi refertati, tasso di positività allo 0,5%, meno di 300 i contagiati. Confcommercio spina subito la zona bianca per attrarre persone in regione, turismo settore che può risollevare l'economia regionale. Mimmo e Serena, due campobassani di 35 e 33 anni, sono rientrati in Molise dalle Canarie. Anche la nostra terra, dicono, può offrire una chance. I giovani di ritorno sono l'antidoto per combattere lo spopolamento. E infine allo sport, il futsal termina al secondo turno dei playoff, il cammino del circolo, la nebbia Cusmolise sconfitto 6-2 a Porto Sant'Elpidio dal Cobà. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione in apertura. Ci sono le ultime novità sulla campagna vaccinale. Dalle prossime ore le dosi di Johnson e Johnson saranno somministrate agli over 55 dai medici di base e da domani le adesioni per la fascia di età 50-55 anni. Tutti i particolari li ascoltiamo dal servizio. Il monodose Johnson & Johnson agli over 55 direttamente dal proprio medico di base dalle prossime ore nell'ambulatorio dei medici di famiglia o presso strutture messe a disposizione dall'ASREM a persone che non hanno fragilità, un accordo, quello tra regione e medici, che risale allo scorso 8 marzo e che solo dopo più di due mesi trova concreta applicazione. Le vaccinazioni verranno fatte o negli ambulatori, nei medici di medicina generale, in quegli ambulatori dove c'è la possibilità di poter svolgere la pratica vaccinale in sicurezza sia per l'operatore e sia per la cittadinanza. Chi non avrà questo tipo di possibilità vaccinerà praticamente presso le strutture che l'azienda metterà a disposizione. Il target di popolazione che vaccineremo dalla settimana prossima è quella degli over 55, quindi dai 55 anni in su. Avremo a disposizione come vaccino il Johnson & Johnson. Quindi è monodose. Che è monodose. Sì. E naturalmente noi vaccineremo tutta quanta questa fascia di età che però non presenta patologie. Federpharma si è messa a disposizione per la distribuzione dei vaccini, quindi verranno consegnati nei nostri ambulatori rispettando la catena del freddo, anche perché il Johnson & Johnson è un prodotto, un vaccino che lo possiamo tenere nei nostri frigoriferi senza problemi. Quota 160.000 inoculazioni dietro l'angolo. Il Molise corre velocemente con oltre il 95% delle somministrazioni delle dosi consegnate. Il presidente della regione lancia gli AstraZeneca Day, un po' quello che proponeva la commissaria De Grassi, con delle giornate dedicate agli over 40 per spingere sul gas con l'obiettivo di immunizzare tutti i molisani entro la fine di giugno. Il Molise sta verificando con le altre regioni la disponibilità del siero anglo-svedese. Intanto da domani sul sito dedicato verrà aperta la finestra 50-55 anni. La notizia arriva dal consigliere Andrea Di Lucente che chiarisce perché non è stata ancora consentita l'adesione agli over 40 come invocato invece dal generale Figliuolo. Senza vaccini a disposizione, spiega il delegato alla digitalizzazione, non ha senso aprire ad altre fasce, lo faremo quando saremo in grado di soddisfare tutte le richieste. Ed ora le ultime novità sul coronavirus con il bollettino del pomeriggio emesso dall'azienda sanitaria regionale. Sentite. Tasso di positività allo 0,5%, solo un positivo a Venafro su 174 tamponi refertati. L'effetto vaccino manda il coronavirus al tappeto. Quelli del Molise sono assolutamente numeri da zona bianca, zero decessi, zero ricoveri, zero trasferimenti in rianimazione. 23 gli ospedalizzati, tutti al Cardarelli di Campobasso, 19 in malattie infettive, 4 in terapia intensiva.
intensiva, contagiati sotto quota 300, 296 per la precisione, anche grazie ai 26 guariti di giornata, 3.085 i soggetti in isolamento e nelle prossime ore sul tavolo della cabina di regia nuove riaperture e coprifuoco alle 23. Facciamo un break con la cronaca, vi mostriamo le foto di un incidente che è avvenuto intorno alle 13:20 sulla strada statale 85 Venafrana alle porte di Isernia, coinvolto un motociclista, nessuna auto coinvolta, dunque soltanto la moto, alla guida del mezzo un 21enne di Pescolanciano, per lui solo lievi ferite e tanta paura sul posto, le ambulanze del 118. Ed ora vi facciamo ascoltare le parole del presidente di Confcommercio, Paolo Spina, che invoca subito la zona bianca per poter raggiungere più persone possibili. Spina ritiene che il turismo sia uno dei mezzi per poter riattivare l'economia regionale. Valentina Ciarlatti. Il Molise spera di risollevare la propria economia con la stagione turistica 2021. Quella balneare è iniziata con un clima non dei migliori, ma questo non scoraggia gli operatori che a tempo di record hanno allestito i lidi, sperando in una estate che dia respiro a tutti dopo un duro inverno tra seconda ondata di coronavirus e zona rossa. L'andamento delle vaccinazioni anti-Covid e la diminuzione dei contagi fa ben sperare, tanto che sono già numerose le prenotazioni registrate sulla costa. Paolo Spina, numero uno di Confcommercio, invita le istituzioni ad accelerare ancora di più le immunizzazioni per fare in modo che il Molise diventi la prima zona bianca d'Italia e attrarre così più visitatori possibile. Le priorità per le vacanze degli italiani per quest'estate saranno, come diceva lei, la sicurezza, l'ambiente e il rapporto qualità-prezzo. Tutte, diciamo, cose che noi come molisani abbiamo. Ecco perché io dicevo, cerchiamo di essere i primi, continuiamo così con le vaccinazioni, perché se partiamo, se riusciamo ad essere primi, quindi Covid free, zona bianca, prima degli altri, avremo una eco anche a livello nazionale che si concretizzerà in un exploit del turismo nella nostra regione. Tenendo presente che mentre l'anno scorso noi abbiamo avuto il 96% dei turisti, dei 27 milioni di turisti italiani che si sono mossi, quest'anno stiamo all'incirca sui 27-28 milioni, però un 20% andrà fuori Italia. Ed ora vi raccontiamo la storia, la favola di Mimmo e Serena, due campobassani di 35 e 33 anni che sono rientrati in Molise dalle Canarie. Anche la nostra terra, hanno detto ai nostri microfoni, può offrire una chance. Del resto il rientro dei giovani molisani può essere l'unico antidoto allo spopolamento. Sentite. Partono nel 2017, giovani, belli, innamorati e pieni di speranze, direzione Canarie. Lui si chiama Mimmo Tondi, lei Serena Madonna, di 35 e 33 anni, entrambi laureati, economia lui, giurisprudenza lei. L'obiettivo? Arricchire il proprio bagaglio culturale e di vita, fare esperienza, capire come funzionano le cose altrove. Passano alcuni anni e i due giovani molisani, che nel frattempo sono diventati genitori, Samuele è un bimbo bellissimo, decidono di fare rientro a Campobasso e di aprire un'attività commerciale di ristorazione. Una favola raccontata dai due protagonisti ai microfoni del collega Aldo Barletta. Io personalmente auguro a tutte le persone di fare un'esperienza fuori, ma allo stesso tempo, come è successo per noi, auguro anche di ritornare. Perché? Perché quando vai fuori la mente ti si apre, conosci diverse culture, ti relazioni con diversi popoli, con diverse realtà, sei più solo, non hai i punti forti della città che sono dai genitori, agli amici, ad altre persone. E quindi ci si arricchisce.
ci si arricchisce. Quindi quando si torna, forse si torna un pochino più, con un bagaglio un pochino più grande, in modo tale che anche la nostra città, che purtroppo c'è sempre questo slogan che adesso è diventato un poco che il Molise non esiste, e invece no, il Molise esiste ed è bellissimo. Quando si ritorna con esperienza, un'esperienza maggiore, magari non solo noi, come noi abbiamo una semplice pizzeria, ma magari speriamo che ritornino anche medici per il nostro settore sanitario, che ritornano ingegneri, che ritornano specialisti di determinati settori, magari anche più importanti, che possono dare nel turismo, per esempio. Investire molto più nel turismo. Tornare è una vittoria. È una vittoria perché si torna con quel bagaglio in più e si porta il bagaglio proprio nel nostro territorio. Quindi si possono fare grandi cose non solo fuori, come nel nostro caso all'estero, oppure in grandi città italiane, ma anche qui. Non è detto che Campobasso non possa permettere un grande futuro per tutti noi giovani, ecco. In bocca al lupo ai due ragazzi. Disabilità e lavoro in ambito sociale. L'assessore regionale Filomena Calenda ha fatto visita al centro servizi di Isernia e ha promesso impegno politico per garantire maggiori servizi e assistenza a chi ne ha bisogno. A seguire l'incontro per noi c'era Andrea Vertolo, sentite. Aiuti ai disabili e supporto al volontariato, questo l'oggetto dell'incontro avvenuto tra l'assessore regionale Filomena Calenda e il presidente del centro di servizio di Isernia, Franco Massaro. Un impegno comune per garantire aiuti maggiori alle persone in difficoltà. La visita dell'assessore regionale in via Patriarca ha permesso una maggiore conoscenza del settore per aprire un focus sulle tante problematiche legate al sociale. Innanzitutto ringrazio il CSV per il lavoro che svolge quotidianamente. E la mia è stata una visita veramente istituzionale, ma sono venuta qui nel momento in cui è stato inaugurato il centro. Niente, il mio obiettivo è quello di raggiungere finalità importanti e quindi dare spazio all'associazionismo, a tutte le persone che hanno fragilità del nostro territorio, e quindi il luogo che raccoglie tutte queste persone è il CSV. Io credo che il CSV, insieme alle istituzioni, quindi insieme all'assessore alle politiche sociali e perché no anche a coloro che vorranno supportarci in questo percorso, deve organizzare una serie di impegni e di eventi che poi vedremo come finalizzare sul territorio. Adesso io sono entrata nell'assessorato da circa 2 mesi, quindi attenzionerò quelle che sono le problematiche che sono venute fuori purtroppo in questo momento post pandemia, o meglio, noi siamo ancora in pandemia, quindi dobbiamo capire chi sono le persone che hanno maggiori necessità di attenzione e di supporto, e sono convinta che insieme al CSV andremo lontano. Sono state attivate a Termoli 4 infrastrutture di ricarica fast. Si tratta di stazioni posizionate nelle principali zone di accesso alla città, via Olanda, piazza Sant'Antonio, via Corsica e via Rio Vivo. L'iniziativa rientra nel protocollo d'intesa tra Enel X e l'amministrazione comunale. Termoli dunque sposa la mobilità sostenibile a zero emissioni. La città è stata inserita nel piano di sviluppo di Enel X, la business line globale del gruppo Enel, che offre soluzioni innovative a supporto della transizione energetica per garantire una rete di ricerca per veicoli elettrici efficiente. Rientra tra le città tappa del Giro d'Italia, come saprete, del Giro E, che diventano così portabandiera della mobilità green. Ed il connubio tra la Polizia di Stato e il Giro d'Italia è un'amicizia che dura da oltre 70 anni, iniziata nel 1949, nell'immediato dopoguerra. Sin da allora la Polizia Stradale garantisce la sicurezza dei ciclisti e degli altri utenti della strada anche in questa occasione, e lo ha fatto anche in occasione del passaggio del Giro Rosa a Campobasso ieri pomeriggio, con grande soddisfazione da parte di tutti. Ed ora parliamo del premio Salviamo la nostra terra, che è andato all'Istituto Madre Teresa di Calcutta di Campo di Pietra. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Giovanni XXIII di Isernia. È stato il primo evento in presenza
per le scuole dall'insorgere della pandemia. A seguirlo per noi Nicola De Santis, sentite. A Isernia si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso Salviamo la nostra terra, bandito nel 2019 dall'Istituto per la ricerca accademica, sociale ed educativa, IRASE. Gli studenti, in occasione della giornata della terra, hanno realizzato un elaborato artistico, un tema argomentativo, un testo poetico, oppure un elaborato multimediale sulla tematica del rispetto ambientale e sull'importanza della conservazione delle risorse naturali. Durante la cerimonia, che si è svolta presso l'Istituto Scolastico Giovanni XXIII di Isernia, sono state premiate le prime 5 scuole scelte dalla commissione. Il primo premio è andato all'Istituto Comprensivo di Campo di Pietra Madre Teresa di Calcutta, con la creazione di un libro sulla natura. La nostra scuola partecipa molto volentieri alle iniziative di vario genere che ci vengono proposte dalla Regione, da tutti i vari enti, ma questa in particolare ci ha colpito particolarmente perché riguardava appunto la terra, quindi un argomento estremamente importante, un percorso che tutte le scuole, tutti gli alunni dovrebbero poter fare, perché il nostro futuro è nelle loro mani. Il mio motto è sempre quello di costruire oggi il domani, quindi se noi insegniamo adesso ai nostri alunni ad essere rispettosi, ad essere degli alunni e delle persone, come possiamo dire, biologicamente corrette, il domani avrà una possibilità di essere meglio, meglio di quello che noi abbiamo adesso. E devo dire la verità, i bambini di Ielsi sono stati tutti molto, molto, molto pronti e molto preparati. E l'insegnante Mariana Azzurra è riuscita a fare un lavoro, sono di parte, molto bello, molto particolare, che riesce a spiegare con la semplicità degli alunni e con l'abilità dei bambini, la fantasia dei bambini, quello che per noi rappresenta appunto il futuro, un futuro ecosostenibile. Secondi classificati gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Isernia, terzo classificato il Comprensivo di Colli al Volturno, infine il quarto e quinto posto vanno alle classi della scuola primaria di Carovigli e all'Istituto Pertini di Campobasso. Sì, possiamo essere molto contenti per tre motivi. Intanto perché ospitiamo la manifestazione finale di questo premio molto importante e quindi siamo onorati di farlo e speriamo di assolvere al nostro compito nel migliore dei modi. Secondo, perché è un premio molto, molto bello, perché premia sulla sensibilità all'ambiente, allo sviluppo sostenibile. Noi come scuola ci siamo sempre presentati come scuola molto sensibili a questo tema. E il terzo motivo è che finalmente possiamo riprendere, sembra che i contagi, insomma la curva ci incoraggi ad andare avanti, pian piano, gradualmente, come si sta dicendo in giro, possiamo pian piano riaprire e riprendere le attività che sono anche, insomma, tipiche di una scuola. Sì, una bella soddisfazione, soprattutto in quest'anno così particolare, infatti stare qua per me è una gioia. Sembra riprendere un po' la normalità grazie a questi eventi. Ho docenti, soprattutto la professoressa Daniela De Angelis, che accetta sempre e accoglie con entusiasmo queste proposte, i ragazzi con lei allo stesso modo. Ed è una gioia poi avere anche la soddisfazione di un premio. Hanno realizzato un disegno con un cuore al centro, un puzzle di tante parole che poi penso spiegheranno loro, perciò non anticipo, però un bel lavoro. E trovano sempre il modo per entusiasmarsi e per motivarsi. Poi lo scopo di queste iniziative è anche quello, oltre che sensibilizzare al tema che è fondamentale, quello dell'ambiente, insomma. Ed ora parliamo di un gesto pieno d'amore che sarà un grande aiuto per i fragili. Le aziende di Termoli hanno contribuito all'acquisto di un mezzo per il trasporto delle persone disabili, mezzo che è stato donato all'Unitalsi. La consegna in Piazza Duomo, sentite. Palloncini, colori, sorrisi in Piazza Duomo a Termoli per la cerimonia di consegna di un Fiat Doblò predisposto per il trasporto dei disabili alla sottosezione Unitalsi della diocesi di Termoli Larino. Il mezzo è stato acquistato grazie alla generosità delle aziende del territorio e sarà un valido aiuto per un'associazione sempre capace di sostenere chi è da solo e si trova a convivere con tante fragilità. Il vescovo Gianfranco De Luca ha presieduto l'evento sottolineando quanto questo segno di beneficenza faccia bene a tutta la popolazione. La generosità e la gratuità che realizzano uno strumento per il bene comune. E questo convergere di tanti, da un aspetto, un'associazione di volontariato, l'amministrazione che ha fatto le sue procedure attraverso i suoi uffici, e l'insieme di tante, diciamo,
realtà produttive che hanno prodotto qualcosa di bene per la società. Presenti i rappresentanti delle imprese che hanno contribuito all'acquisto del Doblò, gli scout, i rappresentanti delle associazioni di volontariato, il consiglio direttivo dell'Unitalsi a rappresentare l'importanza dell'unità di intenti che vige tra tutte le componenti della comunità. Il presidente dell'associazione termolese Raffaele Monaco ha espresso il proprio plauso per la grande partecipazione riscontrata. È un sogno che si è trasformato in realtà per la nostra sottosezione di Termoli dell'Unitalsi. Era un mezzo di cui avevamo bisogno tantissimo per poter far meglio il nostro servizio rivolto alle persone fragili, alle persone sofferenti e disabili. Noi li chiamiamo amici speciali. Questo non è un mezzo che serve alle attività per poter mettere in mostra il loro marchio e pubblicizzare le loro attività, appunto. È un mezzo che, nel quale appunto loro hanno visto semplicemente proprio quello che c'è dietro, l'amore verso il prossimo e la voglia di aiutare le persone che hanno bisogno di noi, ecco, di un po' di amore e un po' di affetto. Mentre a Venafro, gemellaggio tra il Centro Studi Politici ed il Museo Winterline per il rilancio del territorio culturale e turistico. Sentite De Santis. Patto di amicizia e gemellaggio a Venafro tra l'Associazione Culturale Centro Studi Politici e l'Associazione Winterline. Nella sede del museo si sono quindi ritrovati il presidente Winterline Luciano Bucci, la vicepresidente del Centro Studi Claudia Sabatini e Carmen Neri della Commissione Pari Opportunità del Comune di Venafro, la quale ha portato una toccante testimonianza. Quello della firma del patto è stato un momento molto particolare che ha suggellato l'inizio di un'amicizia e di una collaborazione tra due associazioni che si propongono di offrire un contributo alla promozione del territorio attraverso l'informazione culturale e le occasioni di socializzazione, punto di partenza per una individuale partecipazione attiva alla vita della propria comunità. Durante la cerimonia, dopo l'introduzione di Luciano Bucci, si è avuto modo di ascoltare le testimonianze della Sabatini, figlia di Claudio, partito volontario per il Sud nell'esercito regio che si andava ricostituendo per combattere al fianco degli alleati contro i tedeschi. Claudia Sabatini non ha avuto parole tenere per chi da liberatore si trasformò in carnefice. In particolare l'accento, ed è l'argomento al centro del progetto lanciato nelle scuole, è stato posto sulle cosiddette marocchinate. Il termine sta ad indicare gli episodi di violenza sessuale e fisica di massa, con vere e proprie esecuzioni, perpetrati dai goumier, francesi nordafricani, inquadrati nel corpo di spedizione francese in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ad assistere alla firma del patto di amicizia e gemellaggio, il presidente del Centro Studi Lello Castaldi e Mario Malorni, presidente provinciale di Isernia dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo di lunedì 17 maggio. Tempo stabile e soleggiato, tuttavia delle infiltrazioni di aria umida in quota sono responsabili del passaggio di nubi irregolari ma senza effetti. Temperature in ulteriore aumento, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Eccole le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 13, massima 23 gradi. Isernia 11-22, Termoli 14-25, Venafro 14-26. Lo sport, il calcio di Serie D al Romagnoli, questo pomeriggio la sfida tra il Campobasso ed il Tolentino, sfida seguita per noi da Francesco Presutti, sentite. Il Campobasso supera per 3-2 un ottimo Tolentino e allunga sul Notarisco, fermato in casa dall'Alba Longa. Ancora fuori Vittorio Esposito, Cudini dà fiducia a Di Domenico Antonio con la maglia numero 10, confermando in avanti sia Vitali che Cogliati. Primo tempo a reti inviolate, ma non mancano le emozioni. Al secondo minuto Ruci impegna il numero 1 rosso-blu. Poco dopo Di Domenico Antonio, ex di turno, si smarca bene ma tira fuori. Al 17esimo Pietro Ladu tenta il colpaccio dalla distanza ma la sfera termina alta. Il Campobasso insiste ma non riesce ad essere pungente.
Van Zan sul settore sinistro non inquadra lo specchio della porta. Il primo cartellino giallo spunta al 26esimo nei confronti di Francesco Bontà per un fallo su Tortelli. Un minuto dopo si fanno vivi gli ospiti. Conti su punizione impegna Raccichini, ma l'occasione più ghiotta è sulla testa di Tortelli che si divora letteralmente il vantaggio. Prima del riposo l'Adu impegna il numero 1 marchigiano costretto alla deviazione in calcio d'angolo. Nell'intervallo il tecnico dei Lupi striglia i suoi. Ad inizio ripresa la gara si sblocca grazie ad Alessandro Dalmazzi, migliore in campo, che finalizza in gol un'azione iniziata con un colpo di testa di Menna. Il vantaggio sblocca psicologicamente i Lupi. La reazione dei ragazzi di Mosconi non si fa attendere. Severini va al tiro. L'estremo difensore molisano riesce a deviare. Il raddoppio arriva inaspettato al 62esimo. Di Domenico Antonio effettua un cross in area che di fatto si trasforma in un tiro la cui traiettoria sorprende Governali. Sul 2-0 i padroni di casa tirano un po' il fiato. Rossetti sostituisce Di Domenico Antonio. La partita si riapre alla mezz'ora della ripresa. Capezzani indovina l'angolo. Il pallone sbatte sul palo e si infila alle spalle di Raccichini. I cremisi ci credono, ma il tentativo di Strano è troppo debole. A questo punto Cudini azzecca la mossa. Fuori uno stanco Ladu, dentro Tengorang, che all'85esimo in velocità si invola sulla fascia destra e con grande abilità mette a segno la rete del 3-1. Match finito? Niente affatto. A un minuto dal 90esimo corner degli ospiti, mischia in area e Tortelli, più lesto di tutti, accorcia di nuovo le distanze. Nei 6 lunghi minuti di recupero il signor Vogliacco di Bari espelle prima Mirko Cudini e successivamente anche il suo vice. I rossoblù sono però bravi a non perdere la testa e a conquistare 3 punti che valgono oro per la corsa alla promozione in Serie C. A 6 gare dal termine, compreso il recupero, il Campobasso ora è a più 5 dal Notaresco, che però ha disputato una partita in più. Il sogno di abbandonare questa categoria è sempre più vicino. Ed ora invece le immagini del match tra il Matese di Corrado Urbano ed il Vasto Girardi. Qui le squadre che scendono in campo, Vasto Girardi tante sfide con il vecchio Treppini Matese. Sfida nuova invece per Gigi Rega, affrontare il Vasto Girardi, il suo secondo incontro. Il primo, ricordiamolo, vinto di misura al Ditella di Vasto Girardi. Il Football Club Matese scende in campo con Alexander Kuzmanovic, Riggio, Riccio, Cassese, Barone, Albanese, Adusa, Masi, Galesio, Langellotti, Abreu. In panchina abbiamo Perretta, Buonocore, Vodopivec, Di Lullo, Masotta, Iannetta, Mariconda, Felici, Ricci, tue corde. Eccolo qui subito, appoggia a Barone. Lino Mercai che è il capocannoniere della formazione Alto Molisana. Adusa punta l'uomo, lo salta e questo è il rigore. Jonathan Adusa subito punta l'uomo e come al solito procura un rigore. Ricordiamo Jonathan Adusa. Spiazza Guerra 1-0 per noi. Gol di Barone, suo primo gol in campionato. Squadra che vale il nostro Guida, grande giocatore, attenzione, bel giocatore questo. Masi non fa fallo su Guida, Vincenzo Masi che... Bombone di Guglielmi, di Ruggeri, scusatemi. C'è Adusa, la mette al tanche, c'è Sergio Ruggeri che la spizza. E rivai con Guida, attenzione a Guida, ripeto, un buon giocatore Guida. Grande parata di Alexander Kuzmanovic. La batta Alessio Angelotti. Invece ci pensa Mario Barone a cercare Leo Abreu anticipato. E ha pagato pegno anche il Vasto Girardi. Jonathan Adusa salta secco l'avversario. E ancora grande giocata di Jonathan Adusa. Grande parata di Guerra. Grandissima giocata di Jonathan Adusa. Lunga del Vasto Girardi. La mette in mezzo. Galesio non ci arriva.
ci arriva di chiudere. Cassese, guida, attenzione a guida, attenzione a guida, è un brevilinio. Albanese lo aspetta, è ancora lì. Cercava il lancio di prima, cercare Abreu che anticipa secco Ruggeri. Grande giocata del Leone di Madeira, grandissima, grandissima giocata, ma in tutta l'azione. E... ah, leggermente alta la punizione di Mario Barone. Fioretti, attenzione a questo, di Fioretti senta tante pretese. E ancora non ci arriva Galesio, ci arriva adesso, grandissimo Fabian Galesio, praticamente salva un gol quasi fatto, anche in difesa il tanque è importante, a puntare Riccio, niente da fare, ancora Guglielmi, apre tutto a guida, attenzione a guida, attenzione a guida, salta tutti, guida, attenzione, cercare addirittura pensa il bombone Alessio Lancellotti. C'è il primo tempo 1-0 per noi. Possono compiere, attenzione, rimpallo Kuzmanovic sulla fascia sinistra, il nostro Roberto Carlos la mette leggermente lunga ancora per Adusa, ancora Leo Abreu rimpallato, attenzione, cercava sicuramente il primo palo, palla ribattuta dalla barriera dell'estremo sloveno Kuzmanovic del Matese. Lancellotti ancora nella sua fascia, ancora un intervento dubbio, e questo però ci sta, ribattuta dalla barriera questa punizione, attenzione ancora Cassese, Albanese, Lotti ancora, grande tacco per il Leone di Madeira, Leo Abreu di prima, al tanque Galesio purtroppo svirgola, sbaglia Salatino, sbaglia Salatino a Leo Abreu, e gran gol! Gran gol di Galesio su errore di Salatino, gran gol di Fabian Galesio, errore di Salatino purtroppo, 25 dalla fine, 2-0. Sta venendo sempre meno, cerchiamo di annullare sempre, attenzione, vabbè, non diciamo 4 del Vasto Girardi, Mele la butta dentro, Kuzmanovic la smanaccia, attenzione. Attenzione questo, ancora Luca Cassese, sempre lui, Vincenzo Masi, Antonio Riccio. La metterà sicuramente sul palo alla sinistra, ma tutta piazzata la difesa del Matese. Attenzione, guida. Ottimo. Bella smissata di Ruggeri. Galesio a cercare subito Bobo Ricci. Profondità di Bobo Ricci. A cercare ancora ed ecco, ha sfiorato il gol da Vincenzo Masi. Futsal termina al secondo turno dei playoff il cammino del circolo La Nebbia Cus Molise nel percorso playoff di A2 a Porto San Giorgio. I rossoblù di Marco Sanginario sono stati sconfitti per 6-2 dal Futsal Cobà col Palasavelli che ancora una volta si è confermato stregato per i molisani. Avanti con Turek, il quintetto cussino ha poi subito la reazione dei sangiorgesi, avanti alla fine della prima frazione con le reti del brasiliano Manfroi e di Sgolastra. Lo stesso Manfroi ha realizzato il 3-1 in avvia di ripresa. Poi, dopo la rete col gioco a 5 di Zancarano per il 3-2, i marchigiani hanno messo a segno altre tre reti con Mateus Sgolastra, che ha così completato la propria doppietta, e Manfroi tris per lui, chiudendo la strada ai molisani. Bene, è davvero tutto per questa edizione. Grazie per averci scelto. Arrivederci.